Signori cari, benvenuti sul mio canale. Come notate, ho fatto una postazione in stile striscia la notizia. Guardate quante belle cose ci sono, 3 ore pounda. Quindi, solo per questo, e prima di partire con la recensione e la mia proposta, vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina delle notifiche, così mi date un supporto veramente enorme. E io appiccio questa luce. Bene, bene, di cosa parliamo oggi? Parliamo di un set di accessori per lo smartphone che, una volta provati, non potete più farne a meno. Cioè, a me mi sono piaciuto tantissimo, a prescindere proprio dalla collaborazione con la quale vi sto portando questo video. Anche perché solitamente le collaborazioni non positive o non ve le porto o subito ve lo dico. Detto ciò, l'azienda si chiama Nolel, o almeno spero che così si dica, e i link a tutti questi prodotti saranno presenti giù in descrizione qualora vogliate andarli a vedere, acquistare, e comunque riconducono tutti quanti ad Amazon. Perfetto, allora come non partire da questo faccino sorridente? Questo faccino sorridente in realtà cos'è? È un supporto per smartphone o comunque tutti quegli accessori che sono dotati di MagSafe, che è in grado di non solo supportare, cioè essere come supporto allo smartphone, essendo estremamente stabile, e la stabilità viene dettata da questo pirulicchio che vi farò vedere nello specifico come funziona, ma dà anche un tocco di allegria ed è veramente realizzato molto molto bene. I magneti presenti al suo interno sono veramente forti e, come vedete, una volta che ci collego il telefono è qua annullata, cioè è veramente stabilissimo. Ma se tu mi starei chiedendo, ok, ma non c'ho la cover MagSafe, non lo voglio mettere, non c'ho nulla di questo, come si fa? L'azienda ha pensato anche a questo, in quanto escono questi due magneti che, come potete vedere nella parte posteriore, hanno un biadesivo, lo potete collegare tranquillamente allo smartphone e può fungere, come potete notare, da calamita, quindi da supporto. Nulla di più semplice, ve l'hanno messo due perché se uno lo sbaglia da mettere, l'altro sicuramente verrà molto meglio. E qua non lo attacca vicino, cioè è una cosa assurda. Ma io non sto scherzando, ma è tostissimo, cioè è veramente assurdo. Sei incullato. Bene, bene, ma se questo faccino sorridente non è stato in grado di convincerti perché tu non vuoi mettere supporti calamitati, magneti e quant'altro, hai paura dei cambi magnetici, non ci sta né problema. L'azienda ha pensato anche a questo. Ci sta questo supportino che è molto particolare, in quanto sembra una specie di attaccapanni, come notate, però in realtà è un supporto gravitazionale. E che significa gravitazionale? Che grazie alla forza di gravità riesce a supportare il peso del telefono. Una volta inserito qui il telefono, come notate, il supporto si amplierà e come una sorta di abbraccio riesce a contenere il telefono. Poi una volta elevato, guardate come si riduce, piccolo piccolo piccolo, canzaviere proprio. Secondo me è anche carino. Molto bello l'effetto gommato che è presente nella parte posteriore, quindi per dare un grip maggiore. E anche in questo caso è presente l'uncino nella parte posteriore. O meglio, ho detto forse un'imprecisione, perché in uno dei due, in realtà, facendovelo consegnare, non viene con l'uncino, ma viene con un altro supportino. Vi faccio vedere. E già da questo si capisce che sono intercambiabili. Il supportino nello specifico è questo. È un supporto a pinza, che una volta che premete, come vedete, tipo paparella, lei, o meglio, lui, apre il beccuccio, si inserisce nelle prese dell'aria del vostro veicolo, che poi gli ad avere se il vostro veicolo è supportato. Forse vi faccio passare un'immagine, così magari può essere più comodo anche per voi. E una volta attaccato, insomma, rimarrà ancorato lì. Questo per dire che a seconda delle nostre esigenze, dei nostri piaceri o di quello che vogliamo, possiamo utilizzare l'uno rispetto che l'altro. Una cosa che voglio evidenziare nello specifico è il fatto che la qualità è veramente altissima. È fatto interamente di metallo, come si può vedere il meccanismo è molto robusto e rispetto a quelli classici di plastica veramente dà un livello di affidabilità maggiore. Sia per quanto riguarda, si possono notare a occhio nudo tutti i particolari, come per esempio queste viti che vanno a sorreggere tutta la struttura, ma anche l'aggancio per il supporto, oltre a questi gommini che sono atti a non andare a inficiare sulla plastica delle bocchette. Cioè, non so se mi spiego, ma vi mostro un attimo come montarli. Andiamoci in macchina. Ovviamente, giunti in macchina, andiamo a provare questi due prodottini che sono diametralmente differenti, per certi versi opposti, ma che secondo me sono tutti e due funzionali, a seconda di quello che voi poi andate a richiedere. Ma in entrambi i casi ci ho montato questi supportini che richiedono la possibilità di agganciarlo dietro le alette, quindi vedete un pochettino se il vostro veicolo
è dotato di prese d'aria come il mio, in modo tale che una volta che lo agganciamo da dietro, quindi come una sorta di uncino, è proprio un uncino, agganciamo da dietro, andandolo a stringere, lui andrà a stringersi rispetto a quelle che sono le buche della reazione, rimanendo molto solido, perché? Perché c'è anche questa parte piatta che si andrà ad appoggiare senza creare danni al veicolo. Chiaramente senza creare danni, sempre, dipende da quando stringete, non è che lo stringete forte perché si scassa tutto. Ha una vecchia macchina, infatti è successo. Uno dei possibili attacchi che mi ha fornito questa azienda è questa faccina che ride, sì, a ragion veduta, perché è molto solida sia dal punto di vista dell'ancoraggio, quindi se tene nessuno lo leva, a meno che non sfondiamo tutto l'apparato, ma sia dal punto di vista pratico, perché una volta che andiamo a collegarci il telefono, nello specifico questo è l'iPhone, e comunque riesce a mantenere senza avere nessuna cover MagSafe, ma qualsiasi altro dispositivo dotato di cover riesce tranquillamente a mantenersi. La cosa carina è che possiamo girarlo anche in questo modo, ora sta rivolto verso di me, ma come vedete è tutto estremamente facile da utilizzare. Quindi leviamo e ritorna alla faccina sorridente. Questo altro accrocchio è molto interessante perché ha una funzione gravitazionale, ovvero quando ci andiamo a mettere il telefono sopra, come vedete, lui riesce ad assumere questa forma e mantenerlo, anche perché poi nelle superfici laterali va ad ancorarsi, come vedete lo spessore è maggiore, per cui andando a inserire il telefono, come vedete, l'ancoraggio è assicurato. È veramente poi molto solido anche in questo caso, perché viene mantenuto e le vibrazioni non vanno a inficiare minimamente sulla stabilità. Prenderlo e levarlo è veramente molto semplice, anche senza guardare, soprattutto senza guardare, perché non ha da guardare quando guidate. L'unica cosa che chiaramente, differentemente dall'arnesino di prima, ovvero dall'amico sorrisino, non si può fare è il fatto di metterlo in orizzontale. Chiaramente in orizzontale tutto questo agio gravitazionale non funziona e vi accappotta il telefono, per cui dipende da voi cosa volete fare. Però come vedete, anche quando lo levate, lo spazio di occupazione è minimo e secondo me è veramente molto elegante. Da non sottovalutare la semplicità con la quale riusciamo a raggiungere il foro di ricarica e poter caricare nel mentre il nostro dispositivo è collegato al supporto il nostro smartphone. E come potete vedere il cavo è nulla. Passando alla seconda parte di questa mia presentazione, vi devo far vedere dei cavi che ha messo. Allora, io ne ho provati tanti, tengo uno pur qua sulla scrivania, non so dove, magnetico, molto molto carino, ma questi qua mi sono piaciuti proprio per la loro semplicità, e anche in questo caso è presente giù il link nella descrizione, andate a vedere questi qua che sono top proprio, ma anche nella loro bellezza. Ve li faccio vedere, oddio non so se cromaticamente rende, ma vi faccio magari qualche altra inquadratura per apprezzare maggiormente l'effetto. Cosa che probabilmente non vi ho detto è il fatto che l'effetto non solo è apprezzabile dal punto di vista estetico, ma proprio al tatto. Chiaramente non riesco a farvelo vedere qui nel video, ma c'è un effetto vellutato veramente molto bello. E io, nonostante abbia provato tantissimi cavi, trovo che il touch and feel che restituiscono questi è veramente unico. Non so più come farvelo vedere. Ecco, proviamo con il super zoom, veramente molto molto bello. Sono dei cavi dotati di doppio attacco Type-C che riescono a raggiungere una velocità di carica da 60 watt. Nello specifico questi vengono appunto in questa confezione che poi nella parte posteriore ci va a definire qual è il wattaggio e quindi la velocità di ricarica. I punti di forza di questi cavi innanzitutto è il grip, cioè il fatto che essendo gommati difficilmente riescono ad annodarsi, a farsi quei brutti intorcigliamenti che non ci fanno pigliare. Sono dotati di un gommino con il quale possiamo andare a ridurre il volume occupato da questo cavo, e a seconda della presa, o meglio della porta USB che andiamo ad utilizzare, se Type-C, se è 3.0, 2.0, anche il trasferimento file è molto veloce, si parla di 480 MB per quanto riguarda l'USB, e devo dire che non è fatto male. Io poi tra l'altro li ho testati, come sono andato a collegare un trasformatore di ricarica per poter vedere se il mio telefono li riconosce come ricarica rapida, e come potete vedere in sovraimpressione la ricarica viene riconosciuta non solo come ricarica rapida, ma ricarica ultra rapida 2.0. Mamma mia, sto sfondando il microfono. Fatemi sapere se questo microfono vi piace e si sente bene, perché con questo verrà una recensione, però con calma, quindi continuate a seguirmi che ci saranno tantissime belle chicche. E sostanzialmente poi alla fine, se lo vogliamo un po' più lungo, esiste la versione da 2 metri, un po' meno lungo esiste la versione da 1 metro, ed è realizzato al 100% con materiali riciclati, quindi
a Catania sì, così siamo anche tutti più green. E va molto di moda, è un scherzo, è una buona cosa. Poi in realtà io vorrei dire tantissime altre cose perché, ripeto, io quando faccio una collaborazione vado ad analizzare bene i prodotti, capisco se possono essere in primis utile per me prima ancora di proporli a voi. E in questo caso veramente mi è piaciuto tanto, e non solo anche il parco prodotti che ha, che sono di ottima qualità, ma anche il fatto che è un brand giovanile di persone che si sono messe in gioco e vogliono offrire qualità al giusto prezzo. Direi che la recensione può finire qui, spero che vi sia piaciuta. In ogni caso, fatemi sapere se avete dei dubbi, delle perplessità, delle domande da farmi giù nei commenti, sarò lietissimo di rispondervi. Ah, e se me le fate, se vi iscrivete, non so perché mi arrivano prima le notifiche, cioè ci sarà questo algoritmo di YouTube che funziona in questo modo, non lo so perché. In ogni caso, noi penso ci vediamo in un prossimo video, me lo auguro. Come sempre, è stato un piacere, Paz. Alla prossima, ciao!